Si comincia nel frattempo, dopo quando avremo tempo, leggeremo il resto. Subito Paglia che ha smissato la palla sulla destra, che arriva all'indietro ora per D'Andrea, che la rigioca nuovamente a destra. Pallone Sali, sali. che arriva a Tarquini. Poi subito cercata la verticalizzazione, ma intercettano quelli del Midtjylland con il numero 5 Sentinelli. Cerca di sfondare ancora il Midtjylland, un tiro che per poco non arriva direttamente in porta, è stato fermato, se non erriamo, dal numero 11 Ledda. Battuto subito però il fallo laterale per il numero 8 Salvatore, il cross dentro, una deviazione. Serratore, scusate, il numero 8 del Midtjylland, che si appresta subito a battere questo calcio d'angolo all'indietro per il numero 2. Un velo, o forse un errore da parte di Cavallini. Pallone che poi era arrivato al numero 5 Sentinelli, che non è riuscito a concludere a rete. Allora riparte il numero 99 del Real Soccer Team, che va a giocare proprio per Ledda. Poi il numero 8 di Carlo in possesso del pallone, che arriva alla fine all'indietro per Vitolo. Ritmo serrato della gara, gioca molto bene il pallone il Real Soccer Team, che cerca subito di sfondare con il numero 9 Falchetti, che ha cercato un assist di tacco, non gli è riuscito. Le prime battute, vediamo le due squadre studiarsi, il Midtjylland lasciare la scena per ora alla capolista, che finora non ha mai perso, lo ricordiamo, ancora un colpo di tacco di Serratore a giocarla per il numero 7 del Midtjylland Pompigna. L'ha persa nel frattempo la squadra ospite, allora riparte il Real Soccer Team, pallone che arriva al numero 99 di casa, che va da Tarquini. C'è il taglio del compagno che viene servito di ritorno proprio per Tarquini, che si accentra sul destro, lascia partire un tiro insidioso che non mette però in difficoltà il numero 99 Gazzellone. Portiere ovviamente è Vagni del Real Soccer Team. Ora c'è la pressione del Real Soccer Team, rischia qualcosa il Midtjylland e riesce comunque alla fine ad allontanare. Anticipato tutto però da quelli del Real Soccer Team, pallone che arriva allora al numero 7, che si accentra sul destro, scarica il tiro, 1-0 Real Soccer Team, ha segnato Germoni. Portata subito in vantaggio quando siamo al terzo minuto. Il Real Soccer Team ha provato subito a rispondere il numero 5 Sentinelli, pallone che è stato fermato dal numero 6 Tarquini, che adesso va a rilanciare in avanti, lascia sfilare Rocco Giordano. Allora Rocco Giordano, pallone giocato all'indietro per il compagno, che allarga sulla sinistra, c'è la pressione di quelli del Real Soccer Team che la recuperano ancora una volta. Pallone che era arrivato al numero 99 Paglia. Poi una deviazione ha favorito l'intervento addirittura del portiere Gazzellone. Cerca di rilanciare in avanti il numero 5 Sentinelli. Andrea deve fare altro che far sfilare il pallone ad appoggiarsi su Vagni. Rischia però qui qualcosa il Real Soccer Team, non riesce fortunatamente per loro il Midtjylland a verticalizzare. Aveva recuperato una buona palla la squadra amaranto celeste, sprecato però. Allora D'Andrea, a spazio il numero 7 Germoni, autore del gol dell'1-0 che ha portato in vantaggio la propria squadra. Riparte ora il Real Soccer Team con il numero 8 di Carlo, scambia Tarquini all'indietro per D'Andrea, che voleva sventagliare, è andato invece vicino per Di Carlo. Ancora D'Andrea, viene incontro
Germoni che viene fermato, può ripartire il Midtjylland, pensa addirittura al tiro da lontanissimo il numero 8 Serratore. Vagni non si lascia impensierire, è comunque primo tiro verso lo specchio della porta del Real Soccer Team. Poi Paglia, Di Carlo, Ungolina, pallone che torna proprio a Di Carlo, poi da Andrea. C'è Tarquini che si allarga, viene incontro invece a prendersi palla proprio il numero 99 Paglia. Ora Tarquini, la sponda da parte del numero 9 Falchetti, recupera però il numero 7 del Midtjylland Pompigna. Poi Mancini, allargato sulla sinistra, ferma tutto da Andrea, può approfittarne Falchetti che aumenta la corsa, cerca un pallonetto. La palla esce fuori di poco, ma ancora un rischio per il Midtjylland. Riparte da dietro, ora con il numero 4 Rocco Giordano. Giocato male questo pallone dal Midtjylland, che ora rischia la ripartenza del Real Soccer Team. D'Andrea, c'è Tarquini vicino a lui, lo serve, cerca di verticalizzare Tarquini, intercetta tutto il Midtjylland, poi c'è fallo sul numero 8 Serratore, aveva recuperato palla Pompigna. C'è un calcio di punizione da una posizione invitante per il Midtjylland, si trova sotto di 1-0 e ha rischiato anche di andare sotto di due lunghezze sull'occasione precedente avuta da Falchetti, che ha cercato di scavalcare il portiere in uscita con un cucchiaio. C'era riuscito, non è riuscito però a trovare la porta. Allora va Pompigna, c'è la barriera colpita in piano, poi fa buona guardia il Real Soccer Team che può ripartire. Falchetti va giù, non c'è nulla, è forse stato lui l'ultimo a toccare, quindi sarà fallo laterale per il Midtjylland, che prova a sfondare giocando per Pierzanti. Recupera come al solito il Real Soccer Team e va a smistare la palla con Paglia. Di Carlo cambia gioco intelligentemente per Tarquini, si inserisce Paglia che cerca di servire Germoni, autore dell'1-0, lo ripetiamo, qui il controllo non è dei migliori. Allora ne approfitta il Midtjylland per riversarsi nella metà campo del Real Soccer Team, che fa una pressione molto insistente, fa perdere palla al numero 7 del Midtjylland. Qui ancora Falchetti a cercare di aumentare la corsa, si scontrano i giocatori del Midtjylland, Falchetti la recupera, Germoni anticipato dal numero 10 Mancini, si guadagna però a calcio di punizione il bomber del Real Soccer Team quando siamo arrivati intorno all'ottavo minuto di gioco. Rischio di troppo, corso dal Midtjylland, ne ha approfittato subito il Real Soccer Team che sta premendo, lo abbiamo detto. Allora sul pallone il numero 7 Germoni cerca la doppietta personale, fischia l'arbitro, parte Germoni con l'esterno destro, buona la potenza, meno la precisione. Allora Gazzellone a far riprendere da dietro il gioco ai suoi, ne approfitta ancora una volta Germoni, solito rischio in fase difensiva del Midtjylland, che è costretto a concedere angolo, ma per come si era messa l'azione è andata più che di lusso agli uomini del Midtjylland, è allontanato il cross, ci arriva il solito Germoni che pensa al tiro, poi decide di verticalizzare verso il numero 9 Falchetti, la recupera poi il numero 99 Paglia, arriva in tackle Mancini a mettere in fallo laterale, a batterlo sarà Tarquini, viene a prendersela D'Andrea. Ora una serie di scambi da parte di quelli del Real Soccer Team.
quella di Carlo. Pallone giocato sulla fascia sinistra per Tarquini, che va da Falchetti, la sponda per Germoni, viene ben contrastato, è Caparbio però il numero 7 se la recupera, in arrivo arriva in aiuto anche Tarquini, che però secondo l'arbitro commette fallo, sarà calcio di punizione per il Midtjylland, che si sta facendo schiacciare nella propria metà campo, sta rischiando soprattutto quando c'è da disimpegnarsi in difesa, cioè quando c'è da uscire con la palla al piede dalla difesa, rischia sempre troppo il Midtjylland e cerca di approfittarne il Real Soccer Team. Adesso con un lancio però viene servito il numero 7 Pompigna, anticipato benissimo però da Paglia, che con un intervento provvidenziale mantiene il risultato intatto. Rocco Giordano intercetta, arriva però ancora Paglia, che va da Germoni, Falchetti, si inserisce proprio il numero 99, Mancini lo ferma, calcio d'angolo, fallo laterale, scusate, battuto il fallo laterale proprio per Falchetti, va da Germoni, cross dentro con il petto addirittura Rocco Giordano, ma rischia ancora il Midtjylland, se la lascia sfilare Paglia, prova ad inserirsi, deve rilanciare lunghissimo il Midtjylland, sta soffrendo la pressione della capolista, oggi più che mai dovesse vincere staccherebbe ancora una volta il Mocero. Sentinelli ora prova a far ripartire il Midtjylland, allarga tutto sul numero 7 Pompigna, cross sul secondo palo, un colpo di testa da parte del numero 11 Pierzanti, sfiora l'1-1 il Midtjylland, prova subito allora a rispondere il Real Soccer Team, si era sganciato Falchetti, non lo aveva visto però il numero 11 Ledda, pallone ora che torna a lui, Bagni poi D'Andrea, viene incontro Germoni, va da Falchetti, poteva anche girarsi, lo fa adesso, poi pallone che rimane lì al limite dell'area, non riesce ad allontanare il Midtjylland, che fa una fatica pazzesca quando si ritrova il pallone tra i piedi lì in difesa davanti alla porta, rischia sempre qualcosa Germoni. L'arbitro aveva concesso calcio d'angolo e allora si riprenderà proprio da un calcio d'angolo a battere il numero 8 di Carlo, che va da Tarquini, non fantastico il controllo, deve allora tornare proprio dal numero 8, si sovrappone anche Germoni, viene incontro Paglia, decide invece il numero 8 di tornare all'indietro da D'Andrea, un golina per Falchetti che cerca una sponda, allontana il Midtjylland, ritmo alto di questa partita, però sono anche tanti gli errori appunto a questi ritmi, si rischia sempre di passare imprecisamente, qui Vagni direttamente da Falchetti che si appoggia per Tarquini che rallenta la manovra, allora Germoni chiede palla di Carlo, fa da sé invece il numero 7, ora Ledda di Carlo, c'è la pressione di Serratore, con un tacco se ne libera e va da D'Andrea che sventaglia molto bene per il numero 7 Germoni, che aveva controllato altrettanto bene, non uno dei migliori però il cross, ancora Germoni in possesso palla sulla destra, cerca di andare al cross, ferma tutto il Midtjylland, recupera ancora una volta però Ledda, allora di Carlo, scambia con Tarquini, viene incontro Germoni che riesce anche a girarsi, intercetta tutto però Sentinelli, si arresta il numero 5, va dal numero 11 Pierzanti, Pompigna poi proprio per Sentinelli, lo ferma D'Andrea, scambia con Germoni, 1-2 che arriva da Falchetti, fermato Paglia, calcio di punizione per il Real Soccer Team, proteste subito da parte di quelli del Midtjylland che vengono ammoniti, viene ammonito il numero 2 Cavallini dal direttore di gara, a colloquio con l'arbitro anche il numero 11 Pierzanti che ha avuto sulla testa
l'opportunità dell'1-1. Proprio d'Andrea che va dal numero 8 di Carlo Paglia. Falchetti riesce a girarsi, ancora Falchetti, palla sul destro, va al cross, ferma tutto Mancini, riesce ad uscire Gazzellone in presa bassa e a bloccare la sfera. Allora Rocco Giordano allarga sulla sinistra per il numero 2 Cavallini. Giocato il pallone per Pierzanti che la perde, era stato però affrontato fallosamente, allora sarà calcio di punizione. Sul pallone il numero 5 Sentinelli che sventaglierà sicuramente la palla all'interno dell'area di rigore. Proprio Sentinelli con il destro allontana di testa Tarquini, poi Germoni fa sua la sfera. Giocato il pallone proprio per Tarquini che si getta verso il centrocampo avversario. Entrato nel frattempo per il Midtjylland il numero 3 Siliato. La recupera ancora una volta il Real Soccer Team con Ledda, chiede palla a Paglia, va a servire invece di Carlo. D'Andrea. Tarquini. Il ritorno proprio da D'Andrea. Siliato, Tarquini, ancora D'Andrea, tanto possesso palla per il Real Soccer Team che non ha fretta, è tutto chiuso invece nella propria metà campo il Midtjylland. Allora D'Andrea, pronto a ripartire ovviamente il team Amaranto Celeste, qui c'è la pressione di Serratore che non permette però al Real Soccer Team di uscire comodamente, palla al piede dalla propria difesa, qui il rimpallo favorisce Falchetti che va proprio da Asiliato, ancora Asiliato, palla sul destro, il cross sul secondo, allontana di testa il numero 2 Cavallini, poi esce Bagni, ma era stato già fischiato fallo in favore del Midtjylland che la gioca subito per Pierzanti. E l'incontro Serratore cerca di girarsi. La sfilano quelli del Real Soccer Team. Poche occasioni in questi ultimi minuti, abbiamo visto tanti tentativi da parte del Real Soccer Team di sfondare, tante ripartenze del Midtjylland. Ma portieri pressoché disimpegnati, qui la sponda di Falchetti non è sicuramente delle migliori verso il numero 11 Ledda, allora può ripartire il Midtjylland, pallone per Serratore che pensa a un tiro a giro, lo neutralizza comodamente Vagni che gioca poi per Siliato, all'indietro per Tarquini, prendersi palla Paglia, allontana proprio Siliato, allarga, scusate, proprio Siliato per Di Carlo. Esce Mancini, anticipa Falchetti e permette in qualche modo al numero 2 Cavallini del Midtjylland di far sua la sfera. Il lancio in avanti fermato bene da Vagni. Allora D'Andrea ci prova ancora il Real Soccer Team. Quando ne mancano 6 alla fine, allargato il pallone per Tarquini, squadra del Real Soccer Team che non ha mai perso, è imbattuta, l'unica imbattuta del girone. Falchetti cerca di girarsi, se la porta sul destro, Mancini prende palla e piede, sarà calcio di punizione per il Real Soccer Team da una posizione invitantissima. Vediamo chi sarà a partire, Siliato, D'Andrea e Ledda sul pallone. Aspettiamo il fischio dell'arbitro. Siliato con il destro, buca le mani a Gazzellone e il raddoppio del Real Soccer Team tra le proteste del Midtjylland.
Ora partita si è messa sicuramente in discesa per il Real Soccer Team. Non sarà facile per il Midtjylland recuperare. A ricevere proprio Rocco Giordano, che alza la testa, cerca un compagno, esce esiliato in pressione, deve andare allora da Cavallini che la sventaglia in avanti verso il numero 11 Pierzanti che si appoggia, arriva Germoni e ferma tutto, Vagni poi, scucchiaia addirittura per il numero 2 dell'Arni. Sempre Midtjylland però in possesso, che cerca la porta con Pierzanti, molto attivo il numero 11, forse il più attivo dei suoi insieme al fulcro di centrocampo, sia il numero 5 Sentinelli. Qui Vagni direttamente con le mani per Ledda, si guadagna fallo laterale Cavallini. Poi a battere in avanti proprio per Serratore. Poi Rocco Giordano. Sentinelli cerca la verticalizzazione per il neo entrato in campo numero 14 Mastrantoni, che per poco non intercetta il passaggio di Vagni. Paglia ora fa salire il numero 2 dell'Arni, che cercava Falchetti, fermato però il pallone da Cavallini, deve tornare allora indietro da Vagni. C'è D'Andrea, verticalizza per Paglia, ferma tutto il numero 10 Mancini, poi c'è la sventagliata verso Falchetti che cerca di girarsi, viene fischiato un fallo dal direttore di gara, sarà quindi calcio di punizione per il Midtjylland quando sta per scoccare il 23esimo minuto, quindi due minuti alla fine del primo tempo più recupero. Allora Cavallini verticalizza per D'Andrea, il numero 3 Siliato ha giocato con Paglia, Falchetti si appoggia per Tarquini, non sappiamo che cosa avesse in mente il numero 6. Tresimo ora di gioco, mentre la recupera Paglia che prova a calciare verso la porta, scordinato con il corpo, calciato troppo alto, ora sta praticamente schiacciando nella propria metà campo il Real Soccer Team, la squadra avversaria si trova in gran difficoltà. Rocco Giordano cerca di andare per Serratore, ma rimane in possesso solo nella propria metà campo il Midtjylland. Prova a sfondare palla al piede Cavallini, che guadagna calcio di punizione proprio davanti alla panchina del Real Soccer Team. Pallone giocato all'indietro per il numero 10 Mancini, che va verso la porta. Vagni neutralizza bloccando, poi di testa Siliato chiedeva mano, il direttore di gara è stato fischiato, pallone che arriva a Falchetti che prova a girarsi, lo ferma Serratore, allora spera Tarquini che allarga per Dell'Arni, lungo linea a scambiare con Ledda, dentro il pallone poi per Paglia, c'è la pressione di Serratore che la recupera, ancora Serratore, pensa al tiro, lo effettua, la ferma D'Andrea con il destro, riesce anche ad evitare il calcio d'angolo, arriva però una seconda battuta, Serratore che va giù, sarà solamente fallo laterale per il Midtjylland. A battere il numero 14 Mastrantoni per Sentinelli, che prova a crossare, tentativo troppo lungo che sfila dall'altra parte del campo in fallo laterale. Allora Dell'Arni, Paglia, per incontro Siliato, servito a spazio per portare la sfera, allarga poi per Ledda che va da Falchetti, colpo di tacco di ritorno per Ledda, fermato e sbilanciato il Real Soccer Team, può approfittarne il Midtjylland. Pierzanti sulla tre quarti, lungo linea proprio per Serratore,
Vagni cerca di evitare il calcio d'angolo quando arriva il duplice fischio del direttore di gara. Non ha dato nessun minuto di recupero, è stato schiacciato il Midtjylland nell'ultimo quarto d'ora dal Real Soccer Team. Si riprende con il Midtjylland che la gioca subito all'indietro per il 1-7 Pompigna. Poi Pierzanti, c'è un colpo di mano da parte di Paglia, sarà quindi calcio di punizione a battere Serratore che allarga proprio per il numero 11 Pierzanti. Cambio di gioco per il compagno, poi Serratore riesce in un sombrero, ferma tutto il Real Soccer Team, è sbilanciatissimo il Midtjylland, allora il lancio di Ledda verso Siliato, sarà calcio di punizione per il Real Soccer Team che non è riuscito ad approfittare di un'occasione veramente ghiotta. Siliato, ancora lui con il destro, questa volta viene fermato il pallone sulla linea da parte del numero 10 Mancini, calcio d'angolo. Sfodellato dentro, non ha sortito però effetto. E allora Dell'Arno verso Ledda, D'Andrea. Spinge ancora il Real Soccer Team. Germoni, palla sul destro, pensa al tiro, lo effettua. Gazzellone in presa bassa, mette giù il pallone. Cor Giordano non sa a chi giocarla, ma poi sulla destra. Pallone che torna a Rocco Giordano. Pompigna. Lancio di Pompigna sulla destra, cross dentro, colpo di testa, la traversa del Midtjylland, non è finita, ancora il numero 11 che poi non riesce a chiudere l'azione. D'Andrea, Siliato, per Paglia, c'è la pressione del numero 7 Pompigna. Traversa incredibile colpita dal Midtjylland, sembrava essere rientrato meglio il Real Soccer Team. Al secondo tempo battere Germoni, autore del gol dell'1-0 che va da Ledda, cross dentro, non ci arriva. Scusate, era il numero 2 dell'Arni ovviamente a battere il fallo laterale, il cross per Germoni, Mancini. Ciuffarelli cerca di dare la carica ai suoi, sembrano però in difficoltà con questo Real Soccer Team. Prova a sfondare però il Midtjylland con Mastrantoni all'indietro per Sentinelli, ha preso un po' di speranze il Midtjylland, ora però Siliato per poco non ne approfitta. Pallone che arriva a Paglia che scambia proprio con Siliato, colpo di testa di Paglia, col piedone ci arriva Gazzellone a mettere in corner. Battuto subito il corner verso il numero 11 Ledda con l'esterno destro. Pompigna cerca di verticalizzare sul numero 11 Pierzanti, fermato da Dell'Arni. Sarà calcio da fallo laterale, scusate. A battere la touche il numero 5 Sentinelli. Si guarda intorno. Sentinelli decide poi di andare dentro per Serratore, anticipato di testa. Fallo
attenzione perché di testa può diventare pericoloso il Midtjylland. Ora però Germoni a ripartire, 3 contro 1, allunga la corsa, Germoni a tu per tu con Gazzellone, fermato il pallone ancora una volta sulla linea da Mancini, ma ci prova ancora il Real Soccer Team. Pallone che arriva a Germoni, ferma ancora tutto, la difesa del Midtjylland che si salva in corner. Ottima occasione qui per... il Real Soccer Team, esiliato, va lì indietro, arriva addirittura da Tarquini che pensa al tiro. Veramente impreciso però il tentativo di Tarquini. Era Mancini, lungolinea, buonissimo il passaggio di Pompigna per il numero 14 del Midtjylland. Contento Cioffarelli dei primi 5 minuti di questo secondo tempo del Midtjylland, che prima però ha rischiato tantissimo con la ripartenza, poi da lontanissimo ci prova il numero 7 Pompigna. Entrato bene in campo Mastrantoni per il Midtjylland. Poi Vagni in avanti, scavalcato Pierzanti, pallone che arriva a Ledda, lo ferma proprio Pierzanti. Sarà fallo laterale per il Real Soccer Team dell'Arni, cerca sul secondo palo Siliato, per poco non lo pesca. Mancini ora si guarda intorno, va da Rocco Giordano, alza la testa anche lui a sua volta, trova Pompigna, si libera molto bene sul sinistro, pensa proprio al tiro, colpisce forse un compagno, non è finita. Trova il fondo, lui l'ultimo a toccare, sarà rimessa per il Real Soccer Team. Vagni direttamente con le mani, pallone che arriva però nella zona di Mancini che allontana di testa, fallo laterale per il Real Soccer Team. Battuto subito per Siliato. Ancora Siliato, cross dentro, colpo di tacco cercato da Germoni, ha provato a trovare la doppietta, non gli è riuscito però il colpo di tacco. Mancini intercetta ancora una volta il Real Soccer Team, tante le occasioni per la squadra di casa, soprattutto per Germoni finora, con il lungolinea che arriva a Sentinelli. Mancini in avanti, c'è Paglia lì però, Cavallini, ancora la pressione di quelli del Real Soccer Team, sfera che arriva verso Tarquini che la alza a campanile, pallone che esce in fallo laterale. Allora Mastrantoni, proprio lui a ricevere, lì vicino c'è Sentinelli, decide invece di andare da solo, servire poi in una seconda battuta Serratore. Parte il tiro verso la porta di Vagni che non si fa impensierire. Germoni si guadagna calcio di punizione, lo batte subito per Paglia. Cambia gioco completamente per il numero 11. Non tiro qua. Poi provare il tiro il Midtjylland che però non riesce.
calcio di punizione, quindi per il Real Soccer Team, battuto da Ledda per D'Andrea che va direttamente in porta con il sinistro, cala il tris e il Real Soccer Team ha segnato il numero 87, D'Andrea. Quindi battuto il fallo, il Bagni, c'è la pressione del Midtjylland. Cross dentro, allontana di testa. Giocato in avanti, riesce ad allontanare ancora il Real Soccer Team. Bagni poi ad allontanare il suo esiliato. Ledda allora all'indietro per Dell'Arni. Ci prova Tarquini. Ledda recupera, prova il tiro. Ha giocato il pallone allora per il Midtjylland. Andrea Paglia. Ledda, ancora Paglia, tanto possesso per il Real Soccer Team. A ricevere proprio Ledda, che va a lungo linea, ferma tutto però in qualche modo il Midtjylland, la recupera il Real Soccer Team con Paglia, non arriva all'appuntamento Germoni ancora una volta per trovare la doppietta. Mancini, Rocco Giordano, Pompigna, Sentinelli, prendere palla sulla tre quarti a guadagnarsi fallo laterale, in avanti Cavallini, Serratore, cerca di andare sul fondo il Midtjylland, la parata provvidenziale di Vagni che ferma tutto. Riparte allora il Real Soccer Team, ferma ancora una volta il Midtjylland, allora con Serratore. Entrato altrettanto bene, ferma il Real Soccer Team che con Germoni va da Siliato, vertice dell'area, si appoggia all'indietro per Paglia. Dell'Arni, cambio di gioco dove non c'è nessuno. In avanti il pallone per Sentinelli. Siamo dall'altra parte dove il Real Soccer Team prova il tiro, c'è il palo a dire di no. Quindicesimo, 10 alla fine. Ci prova ancora il Midtjylland.
con Pigna, Pierzanti, cambio di gioco, lancio verso D'Andrea, incontro numero 7 Germoni, Ledda tiene il possesso palla del Real Soccer Team, giocato il pallone verso il numero 7 Germoni che va al cross lì dove però non c'è nessuno. Serratore, dell'Arni, di Carlo, ancora D'Andrea, autore del 3-0. Tarquini prova ad arrivare sul fondo, rientra sul destro, la gioca dentro per Siliato che viene fermato, si sono fermati un po' quelli del Real Soccer Team, prova ad approfittarne allora il Midtjylland con Serratore, il suo cross non è dei migliori. Comunque a sorprendere il portiere Ledda, Vagni, proprio D'Andrea all'indietro per Vagni, c'è la pressione del Midtjylland, sfera giocata allora per Dell'Arni che va verso Falchetti, rientrato in campo, un po' di tacco provato da Mancini, troppo lezioso qui il numero 10, allora Di Carlo, Dell'Arni si guarda intorno, viene incontro Ledda, viene servito, va da D'Andrea, ancora Ledda, chiede palla Dell'Arni, viene accontentato, deve tornare però sempre dal numero 11 D'Andrea, cerca il varco giusto il Real Soccer Team, va giù Siliato, calcio di punizione per la squadra di casa. Siliato sembrava essere intenzionato a battere subito, ci ha ripensato poi quando siamo al 18° di gioco. Fischia l'arbitro. Parte Siliato, non riesce a tenerla bassa. È sempre pericoloso però il numero 3 quando calcia verso la porta. Cavallini dentro per il numero 7 Pompigna, pallone che dopo una serie di carambole torna proprio a lui, allora Pierzanti, Cavallini, ancora Pompigna, cambia gioco per Rocco Giordano, dentro per Pierzanti, ferma tutto molto bene Ledda, riparte allora il Real Soccer Team con la sponda di Falchetti che era andato da Siliato, torna in possesso del pallone però il Midtjylland. Pompigna allora, cross dentro, esce Vigna al limite dell'area, prova a scaricare verso la porta il numero 11 Pierzanti che si divora il gol del 3-1. Intercetta ancora una volta il numero 14 Mastrantoni. Sta per scoccare anche il 20° minuto. Prova a girarsi il numero 8 Di Carlo, costretto a tornare indietro per Ledda,
cambiato fascia dell'Arni che va a crossare in avanti verso Falchetti. Esce Gazzellone, serve Rocco Giordano, 5 alla fine adesso, a lanciare in avanti verso il numero 11 Pier Santi, quelli del Real Soccer Team devono solamente lasciare sfilare verso il portiere Vagni, che si è distinto in più di un'occasione, nonostante sia stato chiamato in causa veramente poche volte, quando è dovuto intervenire lo ha fatto al meglio. Qui Mancini rischia un pochino uscendo con le mani, con la palla al piede, scusate, Pier Santi intercetta tutto Ledda, che è proiettato verso la porta, va invece da Asiliato, vertice dell'area, si inserisce un compagno, Asiliato decide di calciare verso la porta, viene chiamato un time out da quelli del prenderà quindi da Gazzellone, poco non la recupera il Midtjylland. Siliato allora recupera ancora il Real Soccer Team, Gazzellone risponde presente al tiro del numero 3 Ledda, allora sbaglia tutto Di Carlo, ne approfitta il Rocco Giordano, Pier Santi. Giocato sulla destra il tiro tentato, aspettiamo ora solo la fine. Siliato si prova ad inserirsi il numero 8 il Real Soccer Team, ferma tutto Gazzellone. Riparte il Midtjylland, ferma ancora una volta però il numero 8, l'inserimento di Falchetti, la risposta ancora una volta da parte del numero 99 Gazzellone, sarà corner per il Real Soccer Team, a battere Siliato che va direttamente al tiro con il piede, allontana Gazzellone. Allora Pompigna vede fuori dai pali Vagni, prova il tiro, lo controlla in due tempi però l'estremo difensore del Real Soccer Team che va a giocare poi per dell'Arni. Tarquini poi. Ora Di Carlo, Gianluca va per Di Carlo Valerio. Tarquini sta per scoccare il 25° minuto, vediamo quanto
verrà poi attribuito dal direttore di gara di recupero, appunto, proprio Tarquini. Fermato uno di recupero per il direttore di gara, il tiro, ancora una volta risposta di Vagni in due tiri consecutivi. Vagni si fa trovare ancora una volta preparato. Siliato. Ledda. Ancora Siliato sul secondo palo per il numero 23 di Carlo. Con le mani ci prova Gazzellone, intercetta tutto Ledda. Arriva poi il numero 5. Fermato ancora il pallone, Siliato allora. Vince un rimpallo, se la porta sul destro, prova a scaricarla. Ancora Siliato. Pierzanti. È scaduto il minuto di recupero, scambia con Mastrantoni, la gioca all'indietro per il numero 5 Sentinelli che scarica il tiro, colpisce il compagno, la palla ancora in campo, di nuovo Pierzanti per il numero 5 e ora arriva il triplice fischio del direttore di gara, il Real Soccer Team consolida la vetta in classifica, si mette male per il Midtjylland che perde 3-0.